Bene, benvenuti, buon pomeriggio. Oggi vediamo Zotero come programma di reference manager e soprattutto come da Zotero si possono portare i dati su Wikidata. Quindi cerchiamo di fare un ciclo completo di lavorazione dalla produzione dei dati fino al caricamento su Wikidata. E prima di tutto vi mostro l'interfaccia di Zotero, dando per scontato che questo è un corso base e quindi non necessariamente qualcuno ha già visto o già utilizzato questo prodotto. Allora, questa è la, spero che la vediate, è la pagina di partenza di Zotero, è divisa in tre parti. C'è una parte in cui si creano le cartelle, questa parte mia è abbastanza popolata perché lo uso da tempo. E poi c'è una parte centrale in cui si dovrebbero vedere i dati. Prendo un'altra cartella. Ecco, vediamo quali sono gli oggetti descritti e contenuti in questa cartella. E poi se clicchiamo su un oggetto in particolare, a destra, vediamo i dati bibliografici dell'oggetto. Quindi questa struttura da sinistra a destra è una struttura gerarchica. Prima le cartelle in cui ordino i miei riferimenti bibliografici, poi l'elenco dei riferimenti bibliografici contenuti in una specifica cartella e a destra i dati bibliografici relativi all'oggetto che ho evidenziato. Questa è la struttura principale. E poi il resto delle funzioni le vediamo man mano che andiamo avanti. Adesso passo la parola a Alessandra che ci fa vedere come si fa prima di tutto a inserire un articolo da rivista. Vedete il mio schermo? Sì. Ok. Allora, prima di iniziare, diciamo, a vedere come inserire manualmente gli articoli, io volevo fare, diciamo, una piccolissima premessa in relazione in generale all'uso che si può fare di Zotero in relazione ovviamente a Wikidata. Noi in alcuni incontri precedenti abbiamo visto come creare item relativi per esempio a libri o anche a articoli di riviste in Wikidata ovviamente manualmente. Nello specifico per gli articoli ma anche per le monografie risulta sempre interessante anche vedere quali sono le citazioni bibliografiche contenute, per esempio, in un articolo o in una specifica monografia. In questo caso, Zotero ci può aiutare attraverso un sistema, diciamo, semi-automatizzato a caricare delle bibliografie all'interno di Wikidata proprio per esaltare, diciamo, comunque mettere in evidenza le citazioni bibliografiche di item che appunto sono già presenti in Wikidata. In questo caso io prenderò ad esempio questo articolo pubblicato nel 2019, nel 2020 da Rossana Moriello su JList, articolo che ovviamente è già presente in Wikidata. Eccolo qua. In Wikidata esiste effettivamente una specifica proprietà che permette di indicare quali sono le citazioni bibliografiche di questo articolo. Nello specifico, questa proprietà è la proprietà cita, ovvero la proprietà P2860. Qui abbiamo già un articolo legato a questo articolo e ovviamente è una citazione che appunto fa parte di questo articolo di Rossana Moriello. Ora l'obiettivo è arricchire questa proprietà cita con tutte le citazioni bibliografiche che sono presenti nell'articolo. Ovviamente oggi non creeremo tutte le citazioni bibliografiche dell'articolo, ma di questo articolo, ma solo alcune, appunto per mostrare le funzioni sia di Zotero che ovviamente del caricamento in Wikidata. Come primo esempio, prenderò questo articolo di Mauro Guerini e Tiziana Possemato del 2012, pubblicato su Biblioteche Oggi. Scelgo nello specifico quest'articolo perché è privo di DOI. La presenza di un articolo privo di DOI mi impone la creazione manuale in Zotero. Questo perché poi, come vedremo successivamente, in presenza di un DOI invece Zotero consente una creazione, diciamo, automatica.
Per la creazione di un articolo in maniera manuale, bisogna selezionare questo pulsante verde, il primo pulsante che compare in Zotero, attraverso cui Zotero appunto mi propone, dei template, diciamo, relativi a determinate, tipologie di materiale. Queste sono le principali, ma se seleziono altro, ci sono una gran numero, diciamo, di, tipologie che appunto, Zotero mi propone. Io in questo caso scelgo articolo di periodico specializzato e appunto Zotero automaticamente crea un template vuoto in cui io posso inserire i dati, del mio articolo. In questo caso il titolo. Ecco qui. Gli autori. Nel caso degli autori, una funzione molto importante di Zotero è che mi fornisce dei suggerimenti. Cosa significa? Se io inizio a scrivere Guerrini, il sistema, sa che nelle altre mie citazioni all'interno di Zotero questo, autore è stato già, inserito, quindi mi propone dei suggerimenti. Io in questo caso seleziono l'autore e il sistema me lo aggiunge automaticamente. Anche per Tiziana Possemato posso applicare questo meccanismo. Solitamente questa modalità di suggerimento viene proposta a Zotero per gli autori, ma anche per esempio per gli editori e per i luoghi di pubblicazione. Ora, quali sono gli elementi più importanti per gli articoli? Oltre al titolo, ovviamente il titolo della pubblicazione, ovvero il titolo della rivista, che in questo caso è Biblioteche Oggi. Il volume, pardon, il volume che è il 30, il fascicolo che è il 3, le pagine e infine l'anno di pubblicazione, ovvero il 2012. Allora, queste sono le informazioni base per l'identificazione corretta di un articolo di un periodico specializzato. Ovviamente, laddove è necessario, laddove si vuole appunto si volesse fornire, altre tipologie di informazioni, Zotero prevede anche di, appunto, altri campi, per esempio per l'inserimento del DOI, dell'ISSN oppure anche della lingua. Questo dipende da, quante informazioni abbiamo e quanto vogliamo andare in profondità. Però diciamo che questi dati sono quelli minimi per l'identificazione di un periodico. E questo per quanto riguarda appunto la creazione manuale, di un periodico. Ora io passerei la parola a Carlo invece per la, creazione manuale di una monografia. Bene, allora condividiamo di nuovo. Io come dato, come monografia ho scelto di inserire questo, spero che stia arrivando. Ho un collegamento un po' lento, quindi metterò dentro la scienza dei dati in biblioteca, anche se questa monografia ha l'ISBN e questo potrebbe essere un vantaggio per l'inserimento in Zotero, lo faccio comunque a mano, quindi intanto mi copio il titolo e vado qui, faccio un nuovo elemento, in questo caso si tratta di un libro, quindi mi si apre una scheda vuota e la possibilità di compilare qui. Qui incollo il titolo, qui scrivo. Anche in questo caso nel mio archivio c'è già presente Deana, quindi lo scelgo, d'accordo. E poi prendo altri dati, vediamo. Questa è la serie. Quindi la serie è questo e il numero della serie è 34. Poi edizione, luogo di edizione, Milano, editrice, ecco che sia nel caso di Milano che nel caso dell'editrice biografica mi dà già i campi, la possibilità di usare un campo precompilato perché era già presente in archivio.
sia Milano che la, scusate, che la rivista. La data era 2021 e queste sono le pagine. 140. Controllo un attimo. 2020, quindi è da correggere. E intanto scoppio anche di SVN. Qui è da 2020. E metto di SVN. Si possono mettere ovviamente anche qui altri dati, per esempio l'URL nel caso di monografie che siano open access, è molto utile. Ecco, questa è l'indicazione eventuale di edizione che si può aggiungere e direi che questa è fatta. Quindi adesso ripasso la parola a Alessandra che ci fa vedere come funziona con il DOI. Allora, sempre a partire da questo articolo che ho preso ad esempio, notiamo che appunto molti articoli, comunque diversi riferimenti bibliografici, presentano appunto il DOI, che è un identificativo che, come sappiamo, serve appunto per l'identificazione degli articoli delle riviste. In questo caso, Zotero prevede un'apposita funzione che permette il recupero automatico dei dati associati agli articoli che appunto sono identificati dei DOI. Io in questo caso copio l'intero DOI. E lo incollo all'interno di questa barra. Il pulsante è il successivo rispetto a quello che serve per la creazione manuale. Infatti, qui Zotero descrive proprio la funzione, inserire i codici SBN, DOI e anche altri possibili identificativi. Qui semplicemente devo incollare il mio DOI e dare un invio. Ecco, adesso sta ancora caricando. Bene. In questo caso, il sistema appunto automaticamente ha importato i dati relativi a questo periodico. Ovviamente, non bisogna dare per scontato che i dati siano effettivamente corretti o completi. Infatti, è bene comunque fare una verifica con appunto l'effettiva citazione bibliografica effettivamente per verificare che i dati siano esatti. Personalmente mi è capitato anche che alcuni DOI fossero erroneamente riferiti ad altri articoli, voi per un errore nella citazione bibliografica oppure per errori proprio nel sistema di recupero dei dati associati al DOI, quindi bisogna comunque sempre fare una verifica. In questo caso vedo che il titolo è lo stesso, gli autori sono quelli riportati nella citazione. Poi qui ovviamente il sistema prevede anche una serie di dati aggiuntivi che possono essere lasciati oppure rimossi. In questo caso l'abstract è molto lungo, non mi serve attualmente, quindi provvedo anche all'eliminazione dell'abstract, ma anche di altri campi che al momento appunto non mi servono. Il nome del journal è corretto, Biblios. Il numero di fascicolo, le pagine e la data sono appunto corrette. Anche per quanto riguarda invece i campi successivi, anche in questo caso posso scegliere di mantenerli oppure di rimuoverli. In questo caso li mantengo perché non, insomma, non mi creano problemi. E questo è quanto. Per quanto riguarda appunto l'import automatizzato dei DOI, ora Carlo vi farà vedere l'import a partire dall'ISBN. Bene, allora prendo come esempio sempre, io parto sempre per i dati da SVN, qui ho a disposizione un numero di SVN, in realtà sono due, preferisco prendere questo che è più completo e poi vado su Zotero. Utilizzo la stessa funzione che ha fatto vedere prima Alessandra, quindi metto il numero di SVN e il test è già stato caricato. Adesso controllo anche i dati di un articolo. L'autore è corretto, ho beni culturali il numero della serie, ho nuova edizione aggiornata,
Quindi ha preso anche l'edizione, in questo caso gli editori sono giusti, le pagine sono corrette e il numero di ISBN è quello che ho inserito. Qui sotto ho anche l'indicazione di praticamente dove questi dati sono stati recuperati, tramite che cosa, la Congress, e ho anche la segnatura della loro Congress per questo libro. Quindi anche in questo caso, diciamo così, l'importazione è andata a buon fine. Passo di nuovo la parola a Alessandra. Ora, dopo che adesso diciamo, inizia la parte legata all'import vero e proprio in Wikidata, in questo caso per importare i nostri dati bibliografici su Wikidata abbiamo deciso di appunto, utilizzare Quick Statement. Quick Statement è uno dei tool messi a disposizione da Wikidata per un'interazione diciamo, più rapida e anche per offrire delle modalità proprio di creazione in Wikidata che siano più agevoli rispetto alla creazione manuale. Quick Statement permette di importare appunto in maniera diciamo, quasi totalmente automatica una grande quantità di dati in Wikidata, tuttavia con alcuni limiti. Cosa significa? Che Quick Statement prevede sì l'import in Wikidata, però non è in grado di capire o comunque non è in grado di notificare se quell'item è già presente o meno in Wikidata. Cosa significa? Che ovviamente prima di effettuare un import con Quick Statement è necessario verificare che nelle nostre citazioni siano o meno presenti in Wikidata. Ovviamente se sono già presenti non è necessario formulare l'import attraverso Quick Statement, ma appunto semplicemente potremo andare ad arricchirli manualmente all'interno di Wikidata stesso. Quick Statement invece va utilizzato ovviamente per la creazione di nuovi item, ovvero item per cui siamo sicuri, di cui siamo sicuri che non siano già presenti in Wikidata. In questo caso, dunque, vado a fare una ricerca in Wikidata per verificare che effettivamente questi item siano presenti o meno. Il primo è appunto l'articolo spagnolo. Io qui semplicemente copio il titolo e lo incollo nella barra di ricerca e non è presente nessun risultato. Quindi è assolutamente certo che questo articolo non sia presente in Wikidata. Ora procedo anche con il secondo. In questo caso mi dà un risultato, ma non è lo stesso. Si tratta di un articolo con un titolo identico a quello che sto cercando, ma che è stato pubblicato su JLIS.it. Invece, in questo caso, invece, nel caso della mia citazione, si tratta di un articolo che è stato pubblicato su Biblioteche Oggi. Quindi anche in questo caso posso essere sicura che l'articolo in questione che io andrò a creare con Quick Statement non è presente in Wikidata. E dunque posso procedere alla creazione tramite Quick Statement. Ovviamente devo accedere a Quick Statement attraverso Accedi, che è presente nella pagina principale, inserire le mie credenziali. E selezionare nuovo batch, che è appunto la funzione che mi permette di effettuare degli import su Quick Statement. Ora, il passaggio, diciamo, la trasposizione delle mie citazioni da Zotero a Quick Statement si basa su un apposito tool, su un'apposita estensione di Zotero che è Zotcat. Ora, l'installazione di Zotcat deve essere ovviamente fatta prima diciamo, di provare l'import su Quick Statement e esistono anche dei tutorial per l'installazione di Zotcat che hanno fatto anche alcuni membri del gruppo del GVMAB, soprattutto per quanto riguarda
se non sbaglio, i Mac e anche Linux, che hanno diciamo, un sistema più complicato per l'installazione di Zotcat. Nei computer Windows invece è molto più semplice da installare. In questo caso io seleziono le mie due citazioni e semplicemente le trascino in Quick Statement. Dunque, un processo molto semplice che mi permette semplicemente di spostare le citazioni da Zotero a Quick Statement. Ora, un altro elemento abbastanza, diciamo, non critico, ma comunque su cui bisogna fare attenzione è verificare i dati che vengono presentati in Quick Statement. Ovviamente viene indicata l'azione, che è quella di creazione dell'item, e poi sono elencate tutte le proprietà che andranno a costituire questo nuovo item. Quindi la label, la descrizione, il volume, il fascicolo e le pagine dell'articolo, gli autori, per cui è indicato anche se si tratta di un primo autore o un secondo autore, quindi l'ordinamento degli autori. E in questo caso abbiamo anche la proprietà P1476 che non è altro che la label del titolo. Questo and significa indeterminato, in pratica l'indicazione della lingua. Questi sono degli elementi da verificare prima dell'import in Quick Statement. Ovviamente Quick Statement non riconosce la lingua degli articoli, ma anche delle monografie che vengono importate da Zotero e dunque mette una lingua indeterminata. In questo caso, qui noi possiamo cambiare con it per indicare che la lingua è l'italiano. E ovviamente faccio la stessa verifica anche per l'articolo successivo. E anche qui cambio la lingua. Ora, questa verifica, per l'import vero e proprio, bisogna selezionare Importa comandi CSV-V1. Ecco, qui vedete come Quick Statement traduce quelle etichette che appunto c'erano prima in proprietà più definite. Infatti viene indicata appunto sempre la label e la descrizione, ma al posto di mettere i codici mi fa, diciamo, visualizza in maniera più immediata le tipologie di proprietà che vanno appunto a caratterizzare questi item. Quindi qui questo è il primo articolo, quello creato manualmente, mentre il secondo, come vedete, quello creato tramite l'import, è anche, diciamo, molto più ricco come dati, in quanto presenta il DOI e la disponibilità dell'articolo tramite URL, eccetera. Per avviare l'importazione bisogna fare avvia. Attenzione a non selezionare avvia in background perché crea tutta una serie di problemi legati alle duplicazioni. Quindi selezionando avvia e verificando l'avanzamento, Quick Statement appunto provvede alla creazione di questi item su Wikidata. È una mia impressione, ma potrebbe forse avere il problema della lingua che hai dato, perché secondo me richiedeva il codice a due Ah, lettere ok. anziché a una, richiedesse it ed es. E quindi Sì, penso ma che infatti anch'io fallisca senza c'avevo. Sì, dirmi niente. sì. Infatti ero in dubbio sui codici. Ok, Adesso è perfetto, andato. grazie. Sì. Meglio. Bene, quindi selezionando tra l'altro anche i link che Quick Statement mette subito a disposizione, si possono verificare gli item creati. Quindi qui abbiamo l'articolo di Biblioteche Oggi. E come seconda creazione, l'altro articolo in spagnolo. Ora, un elemento molto importante che
diciamo, costituisce uno dei limiti di quick statement insieme a, appunto, alla mancanza di capacità di indicare quando un articolo è già presente, il fatto che si tratta di un import di proprietà che tuttavia non è, diciamo, completo, nel senso che nel momento in cui si devono strutturare delle relazioni tra item diversi, quick statement non è in grado di fare questo, di applicare questo meccanismo. Quindi, per esempio, gli autori vengono indicati come stringhe e non come entità relazionate a questo item. E allo stesso modo, ecco, manca il legame con la rivista. L'uso di quick statement quindi implica che io poi debba necessariamente andare all'interno dell'item in questione e debba applicare delle modifiche di questo tipo. Quindi, per esempio, nel caso degli autori, selezionerò la proprietà P50 autore e provvederò appunto alla creazione dei legami. Quindi Mauro Guerrini. Poi aggiungo. Ecco qua. E nel caso, appunto, posso anche rimuovere le parti relative alla stringa del nome dell'autore. Questo meccanismo poi va fatto anche ovviamente per il titolo della rivista. Ovviamente nel caso in cui i due autori non fossero stati già presenti in Wikidata, sarebbe stato necessario anche creare gli item relativi agli autori. Ora, io passerei la parola a Carlo, così vediamo nuovamente il processo di import all'interno di Quick Statement. Benissimo. La condivido. Io ho già preparato una schermata doppia con da un lato i miei lavori che devo caricare e dall'altro ho Wikidata, perché anch'io faccio la verifica che la scienza dei dati in biblioteca e il libro di Diana non ci sia. Scrivo qui la scienza dei dati, come vedete non c'è nessun risultato. Poi scrivo anche il libro antico. Vi ricordo che siamo abituati a come catalogatori, spesso siamo abituati a omettere il titolo, invece in Wikidata mettiamo il titolo, esattamente come mettiamo nome e cognome, non cognome virgola nome, d'accordo? Quindi bisogna fare attenzione a queste cose. Qui ho due articoli scientifici, ma nessuno dei due è il libro che sto per caricare, cioè il libro di Baldacchini. A questo punto sono pronto a passare su Quick Statement. Ho aperto già la schermata e anch'io li evidenzio, quindi ho col maiuscolo della tastiera e il mouse, oppure con la freccia che va in giù, evidenzio tutte e due e li trascino qui. Come prima, come vedete, c'è Create ed è un blocco. Poi c'è Create e l'altro blocco, che si riferiscono al libro di Diana e al libro di Baldacchini. E anche qui abbiamo il problema della lingua, quindi qui è, invece che non indeterminato, and, metto it, avvalendomi del consiglio di Camillo, e metto it anche qui. Questa etichetta è un'etichetta in inglese. Se volessi che il libro antico finisse nell'etichetta italiana, dovrei mettere it. D'accordo? Però se faccio così, poi ho un'etichetta, una label in italiano e una descrizione in inglese. Quindi per adesso lo lascio così e poi quando sono sul libro modifico i dati. Allora, apparentemente è tutto a posto. Faccio importa. Qui posso di nuovo vedere, come avevamo stato prima Alessandra, che quei comandi sono diventati stanno per diventare delle triple, d'accordo? Che tipo di triple sono? E faccio avvia.
anche qui ho la barra di scorrimento e me l'ha fatti 2 di 2, quindi 100%. A questo punto posso andare a vedere entrambe le schede che ho creato. Qui. Nel caso delle demografie il titolo rimane lo stesso, quindi e poi andiamo a vedere che cosa mi ha caricato come dati. Edizione, ho il titolo in italiano, d'accordo? Ho anche in questo caso la stringa del nome dell'autore. Ripeto di nuovo quello che ha detto Alessandra prima. Nel momento in cui trasferiamo i dati da Zotero a QuickStatement e Wikidata, non c'è nessun meccanismo che controlla che la stringa Dannino De Ana corrisponda a un'entità specifica di Wikidata. Per questo motivo non viene fatta l'associazione della stringa Dannino De Ana con il Q di Dannino De Ana. E quindi il dato viene salvato sotto forma di stringa del nome dell'autore. Per lo stesso motivo, prima non è stata fatta l'associazione tra quell'articolo e la rivista, perché la rivista potrebbe avere un nome ambiguo, d'accordo? Non c'è nessun meccanismo di riconciliazione, cioè di identificazione della stringa con un item, e quindi il dato viene ignorato. Anche qui quindi ho il problema di Danilo De Ana. Aggiungo la dichiarazione P50, autore, e scrivo Danilo De Ana, che in realtà so già che esiste in Wikidata, quindi faccio il collegamento. Poi guardando la scheda diciamo così, i dati che sono stati caricati, ci sono, ma non sono particolarmente ricchi. Per esempio, manca sia il luogo di pubblicazione che l'editore. Quindi, pubblicato, dunque, non me lo dà preferibilmente, va bene, mi dà lingua dell'opera, e intanto ci metto italiano. Editore. Vediamo se è. Qui. E poi mi manca il luogo. L'identificativo c'è già e quindi ho fatto questo e adesso potrei fare anche il completamento di questo. Allora anche qui ho il titolo così. Questa non so perché non l'ha fatto, ma va bene così. Istanza di edizione e va bene perché è un libro specifico. Italiano. Baldacchini è sempre una stringa del nome dell'autore. 50, quindi autore. Siamo nell'ambito della biblioteconomia, quindi sono sempre gli stessi e sono abbastanza sicuro che questo Lorenzo Baldacchini fosse quello che cercavo come Danilo De Ana prima. Riguardo alla stringa del nome dell'autore si può effettivamente eliminare perché non ha più molto valore essendoci già l'autore. Un dato diciamo di livello più alto perché questo è un linked data, questo qui invece è solo una stringa. Anche in questo caso poi aggiungo il luogo di pubblicazione che mi pare fosse Roma. E l'editore. Adesso ripasso la parola a Alessandra. Sì,
Giusto per concludere, diciamo, il punto da cui eravamo partiti, ovvero la possibilità di inserire dei riferimenti bibliografici nei vari, negli item, quindi negli articoli di Wikidata, io diciamo completo il mio flusso di lavoro aggiungendo quelle citazioni all'articolo di Rossana Moriello. Quindi gli item che io ho creato tramite Quick Statement gli aggiungerò appunto la proprietà cita dell'articolo da cui diciamo sono partita. Quindi aggiungerò in questo caso la citazione LinkedData, un nuovo alfabeto del web semantico, cercandolo appunto attraverso questa barra che Wikidata mi mette a disposizione e scegliendo ovviamente l'articolo pubblicato su Biblioteche Oggi, che è quello effettivamente della citazione. E ovviamente aggiungendo anche la citazione dell'articolo spagnolo. Ora, come possiamo vedere sia da quanto visto con gli articoli, ma anche quanto visto con le monografie, Zotero, tramite Quick Statement, permette effettivamente di poter gestire in maniera diciamo abbastanza rapida con uno sforzo diciamo abbastanza minimo poter appunto gestire una grande quantità, diciamo una quantità di dati considerevole, e soprattutto permette di avere un flusso di lavoro semi-automatico che non implica una creazione diciamo manuale degli item, di articoli o monografie o anche altre tipologie di materiale che Zotero comunque consente di gestire. Ovviamente facendo sempre attenzione a quegli accorgimenti sia in Zotero ma anche in Quick Statement di cui abbiamo parlato sia io che Carlo. Non so Carlo se vogliamo chiedere se ci sono domande o passare alla questione di SBN. Prima vediamo se ci sono domande. Se avete domande, accendete il microfono e fate pure. No, esiste tutto la... chiarissimo. Scusate. Prego Davide, prego. Non esiste la proprietà inversa in questo caso, giusto? Cioè citiamo in una sola direzione. Esatto. Sì. Allora, non è necessario crearla, però aspettate che condivido di nuovo lo schermo. Però se io seleziono uno degli articoli che ho legato tramite la relazione cita e seleziono questo show derived statements, qui mi compare citato da. In pratica Wikidata crea automaticamente la relazione inversa senza che io debba crearla. E questo è effettivamente molto comodo perché permette di avere sempre le relazioni reciproche tra gli item senza che io necessariamente le crei, diciamo, manualmente. Questa è una delle funzioni, secondo me, più interessanti e anche più utili di Wikidata. Ma va attivato da qualche parte? Perché io ho fatto una prova con Trading in Books in Time of Plug, che è uno degli articoli più recenti su JList, ho creato tre citazioni prese dai DOI e dagli SBN, le ho create in Wikidata, per ora non, cioè, ho messo cita sull'articolo madre, forse devo refreshare. Allora no, credo che sia un gadget, se non sbaglio. Va spuntato, sì. Sto controllando. Ecco, sì, è una... se non l'hai trovato faccio vedere io, Carlo. Sì, fai vedere tu. Sì, nelle preferenze, in accessori, bisogna spuntare questa casella, Related Items. Infatti poi viene detto, aggiunge una, un pulsante alla fine che permette di visualizzare le dichiarazioni inverse. Quindi se non avete spuntato questa casella, in effetti non potete vedere le relazioni inverse. Questa funzione è molto utile per esempio con gli autori, perché
Si va sempre dall'opera all'autore, ma non viceversa, no? Per vedere di quali opere un autore è riconosciuto come tale, si va sulla scheda, sull'item dell'autore, si fa show derived statement, così si vedono tutte le opere che sono già state legate. Quindi è molto utile avere la spunta su questa funzione. Qual è l'articolo che avevi, che, diciamo, a cui hai aggiunto le citazioni, Alessandra? L'articolo è quello... di Rossana Moriello? Sì. Stavo pensando di far vedere quali sono le possibili applicazioni di quello, ma in questo momento non mi viene in mente. Si può vedere su Scolia. Ci sono altre domande su quello che abbiamo fatto? Vediamo, c'è qualcuno che ha chattato? No. Vi è tutto chiaro? L'aspetto più problematico, appunto, del trasferimento dei dati da Zotero verso Wikidata è che i dati che vengono trasferiti sono di tipo piatto, cioè non hanno una struttura relazionale, quindi tutte le relazioni devono essere implementate a posteriori. Ricordo? Quindi si va sulla scheda e la si raffina, si aggiungono i dati che mancano, ma soprattutto si crea legame nel caso degli autori di tipo P50 invece che solo la stringa dell'autore, e nel caso delle riviste, come ha fatto vedere Alessandra, bisogna creare anche il legame con la rivista, altrimenti quello è un articolo ma non si sa di che rivista sia. Sì, poi giusto per, diciamo, per dare un'idea magari un po' più chiara, questo è uno dei tanti modi con cui si possono importare dati bibliografici in Wikidata, ma in realtà esistono anche altri strumenti che possono essere anche più complessi di questo, come OpenRefine, che ora noi non vi abbiamo mostrato, però in effetti ci sono anche altre strade per arrivare allo stesso risultato, ecco. Quindi Wikidata è aperto anche le sperimentazioni, diciamo. Beh, possiamo far vedere anche un'altra cosa, allora, quella di SBN. Faccio io, Alessandro, vuoi fare sì, tu? Sì, come no, magari inizia tu. Sì, ok. Allora, abbiamo preso spunto, non era previsto, ma abbiamo preso spunto da una mail che è arrivata, che segnalava la possibilità di dialogo tra SBN e Zotero. D'accordo. Allora, l'abbiamo subito verificata oggi pomeriggio dopo le 2:30 e abbiamo visto che effettivamente è possibile portare dei dati, come abbiamo fatto usando gli SBN, è possibile portare dei dati da SBN a Zotero. E vi faccio vedere come si fa. No, sto condividendo, quindi vado in ricerca avanzata, cerco... Carlo, io non vedo, non so gli altri. Okay. Grazie Alessandra, non avevo finito di condividere. Adesso si vede SBN? Ok, allora vado qui e cerco il libro di Lucia Sardo, catalogazione, e facciamo avvio la ricerca. Allora, per importare i dati devo entrare proprio nella scheda, nella schermata che contiene la scheda, in modo che si sappia esattamente che cosa voglio importare. E sto aspettando adesso che mi arrivi la scheda. Ecco qua. Qui ci sarebbero due possibilità. Una è prevista da SBN e sarebbe questo export EndNote, che praticamente dovrebbe farmi un export di un file .ris, che è il tipo di file con cui dialogano i reference manager software come Zotero, Mendeley, eccetera. Però questa funzione non va, d'accordo? Allora, per importare i dati da SBN si sfrutta un'altra funzione, che è il web importer di Zotero, che bisogna avere predisposto, diciamo così, è un'estensione che si mette sul browser, e qui vedete che compare Save to Zotero a partire da SBN. Clicco sopra e mi sta mettendo questi dati dentro alla cartella
che ho predisposto per la giornata di oggi. Appena questo scompare, dovrei trovare i dati di questo volume compilati nella cartella di Zotero relativa. Naturalmente quando si fa la dimostrazione c'è sempre la salte se funzionerà oppure no, quindi aspettiamo fiduciosi. Non scompare niente. Ah, ecco, non è scomparsa là, comunque qui me lo trovo. Questi sono i due che avevamo inseriti prima e questo è quello di Lucia. Quindi ho i dati, il titolo, l'autore collegato, d'accordo, Milano, editrice bibliografica, pagine, la lingua precompilata, il numero di ISBN, titolo abbreviato, quindi un dato in più, e la provenienza di questi dati con addirittura la segnatura che, come abbiamo visto prima, corrisponde in realtà sia nell'altro caso del Library of Congress che in questo caso alla classificazione. Quindi ho ottenuto i dati. In ogni caso faccio sempre un controllo dell'importazione come avviene. Quindi si può importare da ISBN, si importa una scheda alla volta, non si usa questo strumento perché non funziona. A questo punto ho fatto vedere la dimostrazione, posso cliccare qui e far vedere che dà un errore. Questo item non può essere salvato perché Zotero non è aperto o è irraggiungibile. In realtà, come avete visto, Zotero è aperto qui sotto, quindi è un problema di funzionamento di questo comando. Ci fate vedere come si mette la funzione esporta da ISBN in Zotero. Allora, qui c'è installa il connettore per il browser. Quindi dentro Zotero, strumenti, c'è installa il connettore per il browser. E viene installato. Ah, grazie, scusa. Adesso spero che si veda. Quindi strumenti, nella schermata principale menu strumenti, installa il connettore per il browser. E dal lato browser lo posso vedere. Tra le estensioni, componenti aggiuntive, eccolo qua, Zotero Connector. Salva le referenze verso Zotero a partire dal web browser. Mi pare che ne esistano estensioni per i diversi browser, quindi bisogna cercare di volta in volta appunto e scaricare l'estensione. Ecco, poi Tania ha suggerito anche che quando installi Zotero ti suggerisce di installare il connettore e non ti può sfuggire, quindi adesso sapete che cos'è e sapete che è meglio metterlo. Altre domande? Niente, Alessandra, sei stata troppo brava e non ci sono domande. No, magari facciamo vedere anche l'articolo, quello di ISBN, sì, sempre. Sì, proviamo a far vedere anche l'articolo. Fai tu? Sì, sì, cioè così ce l'ho già. Sì, era giusto per farvi vedere la differenza tra l'import di una monografia e l'import di un periodico. Questo l'abbiamo cercato preventivamente perché in effetti non è stato proprio facilissimo trovare un articolo di un periodico in ISBN. E come abbiamo usato Carlo, non funzionando l'export EndNote, siamo obbligati appunto a utilizzare l'estensione, che è appunto quello con l'icona, in questo caso azzurra, che appunto seleziona la cartella e appunto salva automaticamente l'articolo nella cartella di Zotero. E
Ecco, in questo caso, soprattutto per gli articoli, è molto frequente, insomma, durante l'import, che in effetti non, SBN, il sistema di SBN in questo caso non riesca a far importare in Zotero tutti i dati presenti. Solitamente mancano l'indicazione della rivista, del fascicolo e le pagine dell'articolo in questione. Mentre appunto di solito si riesce a importare il titolo, la rivista e anche la data di pubblicazione e ovviamente anche gli autori. Quindi anche in questo caso per l'import da SBN, attenzione, ma in generale l'import anche da altri siti, da altri sistemi, non solamente SBN, attenzione alla verifica dei dati, perché quasi sicuramente andranno completati. Tra l'altro, Carlo, mentre facevamo le nostre prove, Carlo mi ha fatto notare che il titolo importato da SBN ha anche un errore di battitura nel titolo, in quanto il complemento, una sfida e un'opportunità, in realtà ha un errore di battitura, che quindi va ovviamente corretto, soprattutto in vista dell'import in Wikidata. Ora, adesso non proviamo l'import in Wikidata perché questo articolo è già presente effettivamente in Wikidata, però prima di importare i dati, verificare che non solo siano completi, ma appunto che siano anche esatti da tutti i punti di vista, ecco. Questa era una cosa abbastanza interessante che avevamo verificato prima, ecco. Non ci sono domande. Allora chiedo se, siccome ci sono varie persone che probabilmente sapevano già utilizzare Zotero, Quick Statement e Wikidata, se invece di avere domande hanno delle aggiunte da fare rispetto a quello che abbiamo detto noi oggi. Se vogliono aggiungere altri aspetti, insomma, sottolineare altre funzionalità eventualmente. Io invece ho una domanda, volevo sapere, gli articoli si caricano uno per volta, non più articoli di seguito? Se ci sono di una stessa rivista più spogli? Sì, di fatto li carichi, a meno che tu non abbia i DOI, per esempio hai una rivista che ha tutto il fascicolo con il numero dei DOI, poi anche si possono mettere più DOI o più SBN di fila. In quella casellina che abbiamo visto se ne possono inserire più di uno e vengono importati tutti automaticamente, altrimenti se devi fare diciamo, se non hai una possibilità semi-automatica, devi farne uno per uno, sì. Ok, grazie. Prego, Rosella. In realtà ci sono anche dei sistemi che permettono l'import di file Word, però non sono proprio, ecco, affidabilissime, diciamo, bisogna un attimo lavorarci su, ecco. Esistono dei tool che permettono l'import in Zotero a partire da file testuali, ecco, però bisogna lavorarci un attimo. E un'altra cosa che non abbiamo detto è che Zotero comunque consente di importare più riferimenti bibliografici in modo automatico se questi sono stati prodotti, per esempio, in un formato utile. Prima citavo il formato RIS. Quindi supponendo che Alessandra abbia fatto una ventina di riferimenti bibliografici e me li voglia passare, li può esportare tutti e 20 nel formato RIS o BIB, quello che ha scelto, e in Zotero possono essere importati tutti in un colpo solo. Quindi questa è un'altra modalità con cui si possono passare i dati, trasferire da uno Zotero all'altro, da una persona all'altra. Altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, ci fermiamo qui. Ci diamo appuntamento però al 12 aprile. Vi invitiamo a essere tutti presenti perché il 12 aprile cercheremo di inserire collettivamente i riferimenti bibliografici tramite Zotero e quindi via Quick Statement in Wikidata della produzione scientifica di Carlo Revelli. È un'iniziativa che abbiamo pensato di fare in collaborazione con il gruppo di catalogazione dell'AIB, il gruppo di studio di catalogazione dell'AIB,
anche perché appunto è un modo per ricordare Carlo Revelli. Quindi vi aspettiamo tutti quanti il 12 aprile per questo lavoro collettivo, questa working hour collettiva che sarà anche un editathon. Mentre aggiungo che il 13 aprile ci sarà la seconda edizione dell'editathon mensile sugli autori. Questa volta lavoreremo su Share Catalog, mentre il mese scorso avevamo lavorato sul catalogo della Pontificia Università della Santa Croce. Benissimo. Quindi il giorno dopo, nuove editathon su ambito diverso. Va bene, benissimo. Quindi 12 e 13 sono i prossimi appuntamenti. Bene, allora grazie per aver partecipato e arrivederci al 12 e al 13. Arrivederci. Grazie.